Maxi operazione della Guardia di Finanza di Tortona che ha sequestrato 15.000 articoli per la casa considerati non sicuri. Riflettori puntati anche in Italia sul fentanyl, il cosiddetto anestetico dello sballo, un antidolorifico molto potente che negli Stati Uniti provoca 110.000 morti all'anno. Ex Silva, nelle prossime ore il governo destinerà 150 milioni di euro per la manutenzione degli impianti, ma i sindacati non sono soddisfatti. Ovada va verso le elezioni, vede tre candidati contendersi la poltrona a sindaco. Nostra intervista a Gianfranco Comaschi per il centro-sinistra. Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano la cronaca: la Guardia di Finanza di Tortona ha sequestrato in due magazzini della città circa 14.000 articoli considerati non sicuri, fra tessuti, articoli per la casa, materiale fai da te, e in un capannone sulla strada per Voghera, nel quale venivano commercializzati prodotti importati dal Pakistan, circa 1.500 articoli per la casa e la biancheria che riportavano il marchio Made in Italy, pur non essendo prodotti nel nostro paese. Una volta immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato ricavi per circa 60.000 euro. Sempre le Fiamme Gialle di Tortona hanno poi sequestrato 4 quintali di scarti di pallet in legno che erano stati messi in vendita, nonostante fossero rifiuti speciali, per la cui gestione l'azienda non aveva le autorizzazioni. E dopo l'allarme del Ministero, anche in Italia vengono accesi i riflettori sul fentanyl, un antidolorifico molto potente che viene prescritto solo dietro ricetta medica e il cui uso improprio negli Stati Uniti sta causando 110.000 morti all'anno. Lo scorso 20 febbraio il Ministero della Salute italiano ha diramato una circolare sulla sostanza recentemente impiegata come anestetico da sballo. Il provvedimento associava l'emergenza fentanyl ad un'allerta di grado 3, quindi di massimo livello. Sentiamo Cristiana Zanetto. La chiamano la droga degli zombie perché è così che ti fa diventare un morto che cammina. È il fentanyl, il potente antidolorifico che negli Stati Uniti sta devastando la popolazione, la maggior parte giovani o giovanissimi. In Italia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio assicura che non esiste ancora un'emergenza, ma è bene farsi trovare preparati perché il traffico di fentanyl è arrivato anche in Europa e ci sono segnali dal Portogallo e dalla Gran Bretagna. L'intelligence italiana ha intercettato e segnalato un interessamento dell''Ndrangheta che sta testando il mercato per verificarne la convenienza. Che cos'è il fentanyl? Ce lo siamo fatti raccontare dal maresciallo maggiore Gianluca Belli, responsabile dell'ASSE, il laboratorio di analisi dei carabinieri di Alessandria. L'assunzione di queste sostanze, che ripeto sono farmaci, che vengono tuttora utilizzati sotto stretta sorveglianza medica, hanno proprio l'effetto di sedare il sistema nervoso centrale, quindi la sedazione del dolore comporta anche la sedazione anche delle funzioni vitali primarie, tipo quella cardiaca, ma soprattutto quella respiratoria. Infatti la pericolosità del fentanyl, dell'assunzione dei fentanyl e dei suoi derivati è proprio quella di andare a inibire principalmente il sistema respiratorio, quindi il rischio di morte per insufficienza respiratoria. In Italia al momento si sono verificati pochi casi isolati. Nel 2019 ad Alba era stato arrestato dai carabinieri di Cuneo un uomo di 53 anni che aveva ordinato fentanyl in Canada. L'anno scorso le manette sono scattate a Piacenza per un'intermediazione di approvvigionamento di quantitativi di fentanyl tra Cina e USA, con 18 persone coinvolte. In quel caso erano state 100.000 le dosi intercettate ed erano nascoste tra le pagine dei libri. Il fentanyl, però, ci dicono, può essere anche utilizzato anche in miscelazione con altre sostanze. I casi che vengono appunto dall'America soprattutto ci dicono che viene trovata in aggiunta come adulterante agli eroinici, oppure addirittura come adulterante anche a sostanze psicostimolanti come le anfetamine o la cocaina. Il fentanyl di per sé ha una efficacia drogante che si stima intorno alle 100 volte l'effetto drogante della morfina. Alcuni analoghi di struttura del fentanyl ancora più potenti, mi viene in mente il 3-metilfentanyl o il carfentanyl, in cui la letteratura ci dice che sia anche 10.000 volte più forte della morfina, quindi bastano pochissimi milligrammi per
indurre gli effetti psicotropi e soprattutto l'effetto di overdose. L'overdose si legge che comunque intorno ai già ai 3 mg di fentanyl siano letali. Tavolo tecnico ieri sera a Palazzo Chigi a Roma fra governo e sindacati per impostare concretamente la ripartenza dell'ex Ilva. Noi abbiamo in collegamento Maurizio Cantello e Alberto Pastorello, rispettivamente segretari per Fiom CGL e Wilm Alessandria. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora subito, come è andato l'incontro? Sì, come diceva lei, ieri nel tardo pomeriggio le parti si sono incontrate rispetto all'avvertenza dell'ex Ilva. L'incontro è stato fatto appunto a Roma. Il governo ha parlato di 150 milioni di euro che a breve verranno stanziati per la manutenzione degli impianti e per la messa in sicurezza degli stessi. Tra l'altro hanno precisato che questo percorso durerà non meno di 7 mesi rispetto appunto a tutti i lavori che ci saranno da fare nei vari impianti. Hanno anche detto che stanno lavorando per un prestito di 320 milioni di euro per la gestione delle attività ordinarie e di ripartenza produttiva e gestione occupazionale. Però questo è collegato al fatto che ci sia un decreto interministeriale che deve essere ancora approvato e non sappiamo ancora in quali tempi. Infine ci hanno spiegato che stanno lavorando rispetto a un piano industriale che dovrebbe essere consegnato alle parti sociali, quindi al sindacato, entro un mese e mezzo. Secondo noi, rispetto a tutte quelle che sono state le considerazioni e gli elementi che il governo ha portato a quel tavolo, 150 milioni di euro non sono assolutamente sufficienti e c'è un problema di tempi. 320 milioni devono essere stanziati il prima possibile, perché bisogna ripartire. Ogni giorno che passa mette in discussione quello che è il futuro e la prospettiva del gruppo Acciaierie d'Italia. C'è ancora un aspetto, il rientro delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto alla cassa integrazione. Su questo vorremmo chiarimenti da parte del governo, perché per noi deve essere fatto in tempi assolutamente brevi. Ecco, giustamente Maurizio Cantello ha parlato anche di tempistica e di urgenze. Allora chiedo ad Alberto Pastorello, gli incontri imminenti sul territorio. Ricordiamo che a Novi Ligure, nell'Alessandrino, insiste uno stabilimento ex Ilva, e chiedo anche se tutto il pacchetto riguarda lavoratori e indotto. Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, la situazione non è rosea in questo momento. Lo stabilimento di Novi è fermo, non sappiamo neanche quando ripartirà, ecco, mancano ancora delle materie prime per lavorare. Nel frattempo stiamo facendo i corsi, che praticamente va in qualche modo nella direzione per dare in qualche modo delle risorse e dei denari per le retribuzioni dei lavoratori che sono da tanti anni in cassa integrazione. Per quanto riguarda l'indotto, sembra di aver capito che qualcosa si è mosso, ma non abbiamo ancora chiarezza di quanti soldi arriveranno nell'indotto oppure no. Ecco, questo è un altro dei problemi, perché se l'indotto si ferma, si ferma tutta l'Ilva. Ecco, questo è la nostra. Domani avete un incontro a Novi? Sì, domani ci sarà un incontro con l'RSU per cercare per gestire la cassa integrazione, utilizzando appunto dei corsi di formazione per poi fare, ovviamente, è come se fosse a lavorare. Ecco, utilizziamo i corsi per dare un po' di respiro anche ai lavoratori. Grazie a Maurizio Cantello, grazie ad Alberto Pastorello, sigle sindacali che si occupano di ex Ilva, e ovviamente torneremo ad informarvi passo dopo passo. Ora la politica, le prime mosse per i tre candidati a sindaco di Ovada alle prossime elezioni comunali. Inaugurate le loro sedi elettorali, a breve presenteranno le liste, ma parlando di progetti, dopo aver ascoltato i candidati Angelo Loris, Priolo di Prima Ovada, appoggiato da Fratelli d'Italia, e Ivana Nervi di Ovada nel cuore, sostenuta da Lega e Forza Italia, oggi Fabrizio Mattana ha incontrato il candidato di Insieme per Ovada per il centro-sinistra, Gianfranco Comaschi.
Gianfranco Comaschi, candidato di Insieme Pro Vada, come mai ha deciso di candidarsi Pro Vada, lei che ha avuto già tante esperienze istituzionali? È proprio l'esperienza che tanti amici hanno considerato che questa esperienza possa essere messa a disposizione della città. Con questi amici abbiamo ormai definito la lista. E siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti veramente a trovare anche tante persone giovani. Ovviamente nella giunta, in base ai risultati che ci saranno, sicuramente anche le competenze a dover essere, diciamo, ben presenti. Per cui io punto molto al gruppo, alla squadra, quindi abbiamo tante idee, stiamo lavorando su un programma che costruiamo giorno per giorno anche sulle indicazioni che le persone ci danno. L'apertura della sede è stata da questo punto di vista un'ottima occasione per avviare questo dialogo, per confrontarci, per ascoltare e mi auguro anche in un confronto positivo come al momento esiste con gli altri che saranno in competizione. Ai cittadini credo che interessi che chi amministra deve occuparsi dei problemi della città. Quella di Insieme Pro Vada è stata la prima sede inaugurata in via Caioli. Il candidato di Primo Vada, Angelo Loris Priolo, ha scelto invece via San Paolo, in prossimità della scuola di musica Antonio Rebra. All'inaugurazione era presente fra gli altri Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato e segretario provinciale di Fratelli d'Italia. In questo spazio anche Priolo desidera confrontarsi con i cittadini ed accogliere tutte le segnalazioni sui problemi della città. Fra i primi nomi inseriti nella lista, quello di Silvia Gambino, ex Movimento 5 Stelle, e l'ex assessore Claudio Anselmi. Anche Ivana Nervi, candidato per la lista Ovada nel cuore, ha inaugurato la sede elettorale in via Cairoli. Alla presenza del vicepresidente della provincia Matteo Gualco, dell'assessore regionale Marco Portapapa e del consigliere regionale Daniele Poggio. La Nervi ha inserito nella sua lista civica, appoggiata però da Lega e Forza Italia, una forte componente femminile, da Stefano Oliviero, Tiziana Zago, da Aurora Sabatini. Altri nomi, quello di Andrea Bottino e di Fabio Forno, già consigliere attualmente di Ovada Viva. La candidata di Ovada nel cuore, pur dispiaciuta per non aver trovato un accordo con le altre forze di centrodestra per presentare una lista unica, promette di dare battaglia. Anche nel suo caso la sede di via Cairoli sarà a disposizione dei cittadini per suggerimenti. Si avvicina la Pasqua ed è corsa contro il tempo per acquistare le uova di cioccolato, le colombe, ultimamente con prezzi alle stelle. Beatrice Augustaro è andata a curiosare fra le pasticcerie di Alessandria. Sono sempre più elevati i prezzi delle uova di Pasqua e delle colombe, due must che sulla tavola degli italiani non possono mai mancare proprio per la Pasqua. Secondo il Codacons, infatti, i listini sono saliti in media del 24% contro un 15% registrato nel 2023. Ma non è l'artigianato quello più colpito. In primis ci sono le grandi marche che si trovano per lo più al supermercato, dove il costo può arrivare anche al 40% in più rispetto appunto allo scorso anno. Quindi parliamo di 18 euro se non 20 euro per nemmeno mezzo chilo di cioccolato. Colpa dell'inflazione, certo, ma anche di una pesante crisi del cacao dovuta ad una malattia che si sta sviluppando nelle principali piantagioni. Noi questa mattina siamo venuti ad Alessandria per ascoltare il parere delle pasticcerie della città e verificare se effettivamente i cittadini, nonostante i ricari, non rinunciano a queste prelibatezze. Come sta andando in generale la vendita delle uova di Pasqua e di colombe? Abbiamo visto appena adesso un via vai di persone che hanno comprato colombe al cioccolato, all'albicocca, insomma sta andando bene nonostante tutto. Sì, la vendita sta andando bene e soprattutto quest'anno c'è una vendita di prodotti molto grossi, cioè le uova da chilo, l'uovo da 8 etti, l'uovo piccolino la gente quest'anno non lo gradisce. Discretamente bene, ci possiamo lamentare per quello. Per noi bene, diciamo che sì, le richieste ormai ci conoscono, quindi diciamo bene. Le colombe vanno molto in questo periodo, è periodo di Pasqua, quindi ovviamente siamo in piena produzione. Abbiamo subito dei rincari importanti per quanto riguarda farina, zucchero e tutte le materie prime, ma come tutti i commercianti. Per fortuna però la vendita va alla grande. Quanto costa oggi produrre un uovo di cioccolato, visto che c'è una grande crisi attualmente del cacao, quindi la materia prima?
C'è stato un aumento esponenziale del cioccolato e anche il cacao, che in questi mesi, da gennaio adesso, la quotazione del cacao è giornaliera. In pratica ogni giorno può aumentare o diminuire. Per il momento non è mai diminuito, però fate conto che in un giorno aumenta di un euro al chilo, più o meno. Voi ne avete un po' risentito? Sì, fortunatamente noi a gennaio abbiamo immagazzinato molto cioccolato da arrivare a fare tutto il nostro quantitativo di Pasqua, e allora con questo non abbiamo aumentato i prezzi. Non abbiamo avuto grossi problemi, abbiamo rincarato un po' i prezzi, però vedo che il cliente non trova grosse difficoltà. Parlando delle uova di Pasqua, c'è stata qualche particolare richiesta per un regalo personale, visto che adesso si può mettere all'interno dell'uovo? Sì, proprio l'altro giorno un ragazzo gli ha regalato un solitario, un diamante, e l'abbiamo messo nell'uovo per la promessa di matrimonio. È un Rolex. Restiamo in tema pasquale. Nonostante i tanti appelli delle associazioni animaliste, sono quasi 2 milioni gli agnelli che ogni anno in Italia vengono portati ai macelli in questa settimana che precede la Santa Pasqua. Un'inutile mattanza, figlia di una tradizione che non può non tenere conto della sofferenza di questi animali uccisi nel loro primo mese di vita. Katy Porceddu. Sono tra gli animali più docili e gentili di tutto il pianeta, sono intelligenti, giocherelloni, l'uomo li alleva da secoli per la loro lana e sono allo stesso tempo la specie più uccisa in uno specifico periodo, ossia questo. Secondo l'associazione Essere Animali e l'Istat, ogni anno sono quasi 2 milioni gli agnelli macellati in Italia per essere venduti in questa settimana che precede la Pasqua. Una vera e propria strage che purtroppo si ripete nonostante le innumerevoli campagne con tanto di immagini shock contro questa assurda mattanza. Una tradizione che soprattutto al giorno d'oggi non ha senso se si considera la miriade di alimenti alternativi di natura vegetale che possiamo cucinare e portare a tavola, lasciando vivere questi poveri animali innocenti. Sono gli agnelli più giovani ad essere richiesti e più spesso macellati. Vengono strappati alle loro madri dopo 2 giorni di vita e uccisi dopo neanche un mese. E come se non bastasse, prima di essere sgozzati, vengono sottoposti alla pesatura perché non devono superare 10 kg, un'operazione che spesso li porta a rimanere appesi anche per 10 minuti per le zampe. I più fortunati, si fa per dire ovviamente, vengono poi incanalati all'uccisione immediata, quelli meno fortunati devono invece affrontare viaggi estenuanti che possono durare anche 20 ore. Si calcola infatti che il 30% degli agnelli macellati proviene dall'estero, soprattutto da Ungheria e Romania. Raggiungono il nostro paese stipati all'interno di camion, spesso di 4 piani, dove non hanno neppure lo spazio per tirare sulla testa e raggiungere gli abbeveratoi. Ma la crudeltà nei loro confronti non è ancora finita, perché anche la macellazione è una vera e propria barbarie nella barbarie, il più delle volte praticata da addetti non formati, tanto da essere incapaci a stordirli, per cui non è insolito che queste povere bestie subiscano il taglio della gola quando ancora sono coscienti. Il tutto per essere portati a tavola la domenica di Pasqua, quando già siamo sazi e strapieni di antipasti e primi piatti che generalmente consumiamo in una settimana. Per fortuna negli anni il numero degli agnelli macellati è un po' diminuito, ma anche uno è già troppo. Le tante associazioni in difesa degli animali ogni anno si prodigano per portare all'attenzione dell'opinione pubblica questi inutili massacri. Per tutta la settimana si svolgeranno diversi presidi in molte città italiane, mentre Essere Animali ha pubblicato sui propri canali un gustosissimo ricettario alternativo con 11 portate vegetariane al 100% per un pranzo pasquale che segna la costruzione di una nuova cultura. Immagini forti che ci piacerebbe non trasmettere più, vorrebbe dire che davvero è finita la mattanza. Ora siamo alla pagina sportiva con un ovadese, Maurizio Canepa di Molare, che rappresenterà l'Italia alla 30ª edizione del campionato del mondo di pesca alla trota in torrente, che avrà luogo il 6 e 7 aprile a Castel San Nicolò in provincia di Arezzo, nelle acque del torrente Solano. Lo ha intervistato per noi Fabrizio Mattana, poi le previsioni del tempo, a seguire il TG Sport con le notizie legate al calcio giocato. L'informazione torna questa sera alle 19.30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
Parliamo oggi di pesca sportiva perché un novadese, Maurizio Canepa, rappresenterà l'Italia alla 30ª edizione del campionato del mondo di pesca alla trota in torrente, che avrà luogo in provincia di Arezzo il 6 e 7 aprile. Dal 2000 che partecipo a, quindi sono 24 anni quest'anno che partecipo alle competizioni nazionali, e poi dopo anni sono riuscito finalmente a raggiungere la nazionale dopo 8 anni di club azzurro, e quest'anno finalmente è arrivata la ciliegina sulla torta, diciamo. Dovrai competere con quanti? Sì, diciamo che le nazioni sono 6-7, diciamo. C'è la Francia che è la più antagonista, diciamo la più accreditata a giocarsi il titolo, poi abbiamo la Bulgaria, l'Ungheria, la Croazia e altre nazioni, e poi abbiamo anche i club italiani che sono nel settore con noi, che sono quelli sono ossi duri. Canepa raggiungerà Castel San Nicolò qualche giorno prima della gara per effettuare con la squadra sopralluoghi e la dovuta preparazione sul torrente Solano. La sua partecipazione ai mondiali di pesca alla trota sarà anche un incentivo per tanti giovani ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Sì, certo, infatti anche qua a Molara abbiamo dei ragazzi che si sono buttati in questa competizione, come Kina Alessandro, con un mio grandissimo amico giovane, ha 20 anni e mi si è un po' appoggiato adesso, che comunque mi segue, e cerco di farlo uscire anche lui, cioè quello che so glielo dirò sicuramente, la mia esperienza la trasmetterò a lui. E poi niente, volevo ringraziare anche Ravere Isidoro e Mirko Done, sempre qua di Ovada, che mi hanno creduto in me fin da piccolo, nel senso mi hanno portato in giro con loro. Com'è nata la tua passione per questa disciplina? Ma la mia passione è nata da bambino, ovviamente con mio papà che mi portava sulle rive del fiume Orba qui che abbiamo dietro, e ho cominciato comunque con la pesca al cavedano, la pesca all'alborella, i barbi, la solita pesca che facevamo qua, e poi si è evoluta con la pesca alla trota che comunque grazie ai garisti ovadesi che mi hanno accettato nella loro squadra è portato prima a livello regionale e poi a livello nazionale, e lì ho cominciato comunque la mia ascesa verso i campionati italiani, sia squadre che individuali. Dai garisti ovadesi, Canepa è iscritto attualmente alla società garisti di Rivarolo. Da 8 anni fa parte del club azzurro e ora con l'Italia ha raggiunto questo importante risultato. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, che attenzione sul nord Italia vedrà ancora condizioni di maltempo con tante nuvole, piogge diffuse e temperature relativamente contenute. E così anche in Piemonte, ombrella a portata di mano, ne avremo bisogno, quelle precipitazioni che saranno più probabili in mattinata. Poi tra pomeriggio e sera si attenua la pioggia, però la situazione resta comunque molto variabile. Anche la giornata di giovedì, infatti, che ci regalerà qualche schiarita, però verso la fine del giorno tornerà qualche locale piovasco. Per tutti i dettagli, poi anche su Pasqua e Pasquetta, aggiornato scaricate la nuova app di Trebi Meteo.